Buongiorno, buon pomeriggio, sono Luciana Boschi del gruppo Medaglie d'Oro Bormioli Rocco. Siamo una delle tante realtà del quartiere San Leonardo che oggi si trova in festa insieme a tutte le associazioni. Noi siamo presenti con, come potete vedere alle mie spalle, da un modellino del Forno 1 e poi con il progetto del Museo del Vetro che ormai da anni vogliamo realizzare e speriamo che con l'aiuto di tanti prima o poi riusciamo a realizzare questo progetto. Siamo un'associazione, se vogliamo, soprattutto culturale, fatta da ex dipendenti della Bormioli Rocco. Però è aperta a chiunque vuole iscriversi alla nostra associazione anche come sostenitore, perché in fondo l'associazione comunque ha bisogno di tutti. Vi ringrazio dell'attenzione e buon pomeriggio e buon proseguimento. Buonasera, sono Giorgio Gigliotti, faccio il liutaio ed autodidatta e mi diverto molto a costruire strumenti musicali tipo violini, viole, violoncelli, contrabbassi. Ho esposto qua alla Fiera di San Leonardo, alla Festa di San Leonardo, i miei strumenti perché sono membro del gruppo Medaglie d'Oro Bormioli Rocco, che il nostro obiettivo è quello di allestire un museo del vetro che resterà per il quartiere per Parma, perché nel vetro c'è una lunga storia. Ma tornando agli strumenti musicali, questa sera verranno suonati una viola, un violino, un violoncello da Antonio Amadei e Roddy Sebastiano. Sono due bravi professionisti e sicuramente ci faranno godere di una bella serata. C'è anche in esposizione un violino di vetro o di cristallo, come si vuol chiamare. Se il violinista sarà disponibile, lo facciamo suonare anche questo. Così si potrà confrontare il suono di un violino di legno con il suono di un violino di vetro, sì. Dal legno al vetro. Io c'ho più poco da dire. Se non la speranza è che venga fatto molto velocemente il Museo del Vetro, così il gruppo Medaglie d'Oro può rilassarsi un attimo perché sono parecchi anni che si batte per questo obiettivo. Volevo anche mettere in evidenza il fatto che io, come mi sono dato un obiettivo, è quello di utilizzare esclusivamente legne dei nostri territori, ossia dei nostri monti. E adesso qui vi faccio vedere le differenze dei vari legni. Questo qua è un legno di acero montano del nostro, con una merlatura abbastanza larga e bella. Questo qua invece è un pioppo nero che cresce nella media collina ed è molto bello e suona anche bene. Non so se si vede. Questo qua invece è un legno particolare, è un tasso. Il tasso, essendo un legno a lenta crescita, ho dovuto utilizzare anche un pezzo di legno chiamato legno bianco, meno duro, che si vede. Però dopo, a conti fatti e a prove eseguite, ha figurato bene. Ed è un legno molto vecchio. Questo qua, come l'altro legno, è sempre un pioppo nero,
con una sfumatura diversa di verniciatura che gli permette di lasciar muovere le fibre sotto in base all'inclinazione della luce. Questa è solo per bellezza, eh? Questa è una viola con acero dei Balcani. Questa qua è l'unica che ho costruito con l'acero dei Balcani. Ed è molto bella, suona anche bene. Adesso come ultimo abbiamo, o penultimo, abbiamo il violoncello. Il violoncello che è fatto tutto con legni dei nostri, pioppo nero. E qui ci ho voluto fare una testa di ariete. Volevo fare una testa di ariete che fosse buono, non sono riuscito. Ha sempre l'espressione da cattivo. E questo qua è un violoncello che ha suonato già parecchie volte, suonerà anche stasera con Antonio Amadei. Come ultimo, qui stasera farò suonare il violino di vetro, che ha già suonato il Regio di Parma. Questo qua è un prototipo, non è quello che ha suonato il Regio, ma comunque suona abbastanza bene anche questo. E questo qua è l'ultima creazione che ho inventato. Un violino di vetro. E stasera sentiremo la voce del violino di vetro, seppur diversa, ma sicuramente una voce molto, molto gradevole. E qua sopra, chiamiamoli schierati, ci sono diversi attrezzi che servono per la costruzione dei violini. Buonasera a tutti e grazie. Ho incontrato per la prima volta le medaglie d'oro che oggi ci presentano la loro storia e il loro monumento, no? del loro lavoro che qui possiamo ammirare almeno 6 o 7 mesi fa al tavolo Cultura San Leonardo. E da quel tavolo ci siamo detti faremo un evento, il comune sarà vicino a voi per permettere anche alle medaglie d'oro di mettere in mostra questa storia dell'imprenditorialità di San Leonardo legata al Museo del Vetro, che ancora è un sogno, ma che attraverso questa macchina ci riporta a quello che tantissimi abitanti di questo quartiere hanno vissuto negli anni 50. E quindi sono molto fiera e molto contenta di poter condividere con loro questa soddisfazione, perché il primo gruzzolo del nostro investimento l'abbiamo messo da parte per il gruppo Medaglie d'Oro. Questa è una sicurezza, tutto il resto può succedere, ma quello ci deve essere. Quanto costa, deve poter essere presente, e sono molto contenta di aver potuto condividere con loro questo sogno, e adesso cercheremo anche per il futuro di custodirlo e di proteggerlo a servizio del quartiere, che oggi è qui ed è tutto vivo e può ammirare anche questo monumento, questa macchina intelligente, grazie anche a Don Pongolini e alla parrocchia che ha permesso una location adatta per proteggere la macchina fatta con le mani e con l'intelligenza dei protagonisti, che ringrazio ad uno.
Questo qua che stiamo facendo oggi è un laboratorio per il vetro cinematografico, è quello che viene utilizzato proprio sui set cinematografici per tipo le bottiglie in testa quando si vogliono darli in testa a qualcuno, oppure si possono usare per fare queste vetrate. Noi oggi abbiamo proposto questo laboratorio dove abbiamo fatto questo vetro usando del fruttosio e poi viene messo questo colorante che i bambini hanno utilizzato per fare una forma di mosaico con dei disegni che loro hanno scelto. E siamo qua proprio con il Museo della Bormioli aspettando, attendendo che arrivi, facendo questi laboratori che poi ripeteremo. Grazie. Allora, noi siamo i Laboratori Famiglia, che è un progetto del Comune gestito da più associazioni, il cui capofila è l'Associazione Liberamente e le associazioni partner sono Culturalmente e Compagnia Instabile. Il progetto è dislocato su più quartieri della città, oggi siamo qua al quartiere San Leonardo, c'è poi la sede dell'Oltretorrente e la sede del San Lazzaro. E lo scopo del progetto è quello di dare aiuto e supporto alle famiglie, quindi di percepire i bisogni del quartiere e fornire un servizio che possa essere di supporto alla famiglia. Andiamo dal corso di lingua d'italiano per donne straniere, laboratori compiti, laboratori creativi, laboratori di cucito e quant'altro, quindi cercando di creare quei momenti di condivisione, di comunità. E infatti noi ci definiamo una grande famiglia aperta a tutti. Oggi siamo contenti di essere qua alla festa del quartiere San Leonardo perché abbiamo avuto la possibilità anche di collaborare con più associazioni, dall'associazione Bormioli, Medaglie d'Oro Bormioli, con cui abbiamo fatto il laboratorio per i bambini sul vetro, al circolo fotografico Il Grand'Angolo che ci ha permesso di creare la mostra I Volti di Comunità, in cui i fotografi dell'associazione hanno immortalato le comunità che frequentano gli spazi del laboratorio, dalle comunità della Costa d'Avorio a quelle del Marocco e così via, quindi facendo percepire questo clima di famiglia e di comunità che insieme cercano di lavorare per creare un momento migliore, uno spazio di qualità per le persone che vivono il quartiere e la città. Grazie. Sono il presidente del Grand'Angolo, siamo qui in questa festa di quartiere, diciamo per la prima volta, perché sono 2 anni che ci siamo trasferiti come sede in questo quartiere. Il nostro circolo è attivo a Parma dal 1982, quindi più di 40 anni, e così è un po', ci piace dire, che è un punto di riferimento per chi ama la fotografia, per chi vuole avvicinarsi e anche per gli appassionati. L'attività in questa giornata consiste soprattutto nella mostra Volti di Comunità che i soci hanno realizzato nei mesi scorsi, e diciamo in una specie di visita alla nostra sede che è comprensiva di 2 laboratori, uno per il bianco e nero e uno per le tecniche alternative, quelle storiche, e anche con un angolo digitale, con una macchina stampante professionale dove eseguiamo stampe di vario tipo. La nostra attività in questi 40 anni invece si è rivolta soprattutto verso le mostre, i corsi, le attività, le serate di circolo sia per i soci che per tutti i cittadini. Diciamo il nostro fiore all'occhiello è un po' il nostro rapporto con le scuole. Noi da oltre 30 anni facciamo corsi, incontri con le scuole di ogni ordine e grado. Non ultimo, qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro assieme a tutte le associazioni con tutte le scuole cittadine e i relativi insegnanti. Quindi diciamo il progetto è di intensificare questa attività se ci verrà richiesta, perché noi pensiamo che la diffusione della fotografia nella scuola ha una grossa importanza, così sia dal punto di vista tecnico, espressivo, soprattutto per dare ai ragazzi un senso critico, cioè sia loro che noi siamo bombardati da milioni di immagini
e diciamo saper osservare le immagini dei grandi autori, ma anche le semplici nostre fotografie, aiuta a sviluppare ai ragazzi un senso critico e inserirgli un po' una specie di anticorpo, di anticorpi contro questa esuberanza di immagini. Ecco. La nostra attività si svolge ogni martedì sera non festivo nella sede del circolo con incontri, proiezioni, dibattiti, serate tecniche e quant'altro. Insomma, il circolo decide poi di collaborare e lo fa da tanti anni con le associazioni del territorio. Noi per quasi 40 anni abbiamo collaborato con le associazioni del Molinetto, del Centro Argonne, e adesso abbiamo cominciato a collaborare con le associazioni qui del quartiere San Leonardo. La fotografia di per sé è anche una materia di supporto ad altre discipline, quindi spesso ci chiedono di documentare, di fare dei reportage e noi ci prestiamo volentieri. Chiunque può anche informarsi sulla nostra attività sul nostro sito che è cfilgrandangolo.it oppure semplicemente venendoci a trovare il martedì sera, che è libero a tutti. Per completare, diciamo, l'attività di questa giornata, si può dire che ovviamente qui al gazebo, alla luce diurna, non possiamo far vedere quello che si vede in una camera oscura. Si chiama oscura proprio perché per lavorare c'è bisogno o del buio assoluto o della lucina rossa o giallo-verde. E volevo dire, nel nostro circolo, in un'ipotetica tavolata lunga, a un capotavola abbiamo chi si occupa del foro stenopeico, cioè delle fotografie fatte senza lente agli inizi, forse prima ancora dello sviluppo, della nascita della fotografia, e come macchina fotografica si possono utilizzare delle semplici scatole da scarpe, delle lattine di Coca-Cola, di qualsiasi cosa, esposizioni lunghissime. Poi mano in mano che si procede nel tavolo troviamo il classico bianco e nero, dove noi facciamo e operiamo nel laboratorio, nella camera oscura. Abbiamo anche lo sviluppo, diciamo, l'utilizzo di tecniche fotografiche storiche, cioè quelle dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, che sono stampe a contatto con la luce del sole sotto un negativo grande. E poi naturalmente arriviamo, facciamo tutto il percorso e troviamo i soci che si occupano di digitale, quindi degli ultimi ritrovati, diciamo, della scienza. Per quello, insomma, ci piace dire che il nostro circolo si occupa un po' di tutte queste cose tecnicamente e fa dei corsi anche specializzati, cioè da noi vengono delle classi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, per esempio, che si occupano di restauro, cioè loro restaurano le fotografie che noi insegniamo loro a fare, perché da oltre 30 anni a Parma è nato anche un gruppo dalle costole del nostro grandangolo operativo in tutta Italia con una quarantina di soci che fanno esclusivamente tecniche storiche, quindi dal collodio a tutte le tecniche pittoriche, al platino, alla gomma, al carbone, tutte queste tecniche che un po' grazie anche al grandangolo indirettamente, soprattutto a questo gruppo Namias, sono state un po' riscoperte e oggi devo dire che se ne sente parlare tantissimo, cosa che 30 anni fa non c'era. Quindi è un nostro, anche questo è un nostro punto d'orgoglio.
Beh, ma il bersagliere come... Questa qua è del 1918, prima guerra mondiale, dei bersaglieri. Ah, è la bicicletta. La bicicletta dei bersaglieri, quelli che si mettevano, vedi, che si piega, poi se la mettevano tra colla. Ah, c'era già la bicicletta pieghevole. Ah, sì, ma il bersagliere come il bersagliere. Questa qua è del 1918, prima guerra mondiale, dei bersaglieri. Ah, è la bicicletta. La bicicletta dei bersaglieri, quelli che si mettevano, vedi, che si piega, poi se la mettevano tra colla. Ah, c'era già la bicicletta pieghevole. Ah, sì, beh. Noi non abbiamo scoperto niente, hanno fatto tutti prima di noi. No, visto che è il moschito. No? Poi vedi, è ammortizzato davanti, è ammortizzato dietro, ha le gomme piene. Per non bucare. Bianchi Milano questo. E la trombetta? Ah no, perché pensavo era il clacson. No, trombolo. Sì, sì, la trombetta di. E fa questo carabiniere che ha fatto la propria operazione, che aveva il moschito, no? Perché questi documenti. E fa, dunque, signor Garelli, moschito di anni 48, ma che non è una pandelletta, però. Beh! Però lì. Nato a Milano nel 1943. Boh. Però sono belli, guarda. Quella là è di Parma, quella bicicletta che stanno toccando quelli là. Quella è l'unica bicicletta di Parma che viene da Certosa, 1930. Certosa di Via Mantova? Sì. No, perché tutti dicono la Certosa. È la pazzesca di Sorrento. No, la Certosa lì di Via Mantova. Di una famiglia e di... quello là cos'è? Il Crick? No, è un motore da motoscafo. Quello lì è un motore di un moschito modificato dove ci hanno fatto il motore di una barca ed era montata nella barca del giardino pubblico di Parma. Ah. Quella barchettina di legno che c'era lì, c'era su quel motore lì. Ah, quindi sei conosciuto? No, nessuno di conosce. Come gli mai amici e basta. Però avere quello lì è la... No, ma dopo l'avevano messo un mercatino, io lo compro col mercatino. Ah, il mercatino. No, ho comprato col mercatino. Boh, siamo...
ma il bersagliere è come? Questa qua è del 1214, prima guerra mondiale, dei bersaglieri. Ah, è la bicicletta. La bicicletta dei bersaglieri, quelli che si mettevano, vedi, che si piega, poi ce la mettevano tra colla. Ah, c'era già la bicicletta pieghevole. Ah, sì, beh. Noi non abbiamo scoperto niente, hanno fatto tutti prima di noi. No, visto che è il moschito. No? Poi vedi, è ammortizzato davanti, è ammortizzato dietro, ha le gomme piene per non bucare. Bianchi Milano questo. E la trombetta? Ah no, perché pensavo era il clacson. No, la tromba lo si. Sì, la trombetta di. E fa questo carabiniere che fa la mia cosa, certe generazioni, che aveva il moschito, no? Perché questi documenti. E fa, dunque, signor Garelli Moschito di anni 48, non c'è niente. La fa un belletto, però. Beh! Però lì. Nato a Milano nel 1943. Boh, però sono belli, guarda. Quella là è di Parma, quella bicicletta che stanno toccando quelli là. Quella è l'unica bicicletta di Parma che viene da Certosa, 1930. Certosa, di Via Mantova? Sì. No, perché tutti dicono la Certosa. È la pazzesca di Sorrento. No, Certosa lì di Via Mantova. Di una famiglia e di... quello là cos'è? Il trick? No, è un motore da motoscafo. Quello lì è un motore di un moschito modificato dove ci hanno fatto il motore di una barca ed era montata nella barca del giardino pubblico di Parma. Ah. Quella barchettina di legno che c'era lì, c'era su quel motore lì. Ah, quindi sei conosciuto? No, nessuno di come gli mai amici e basta. Però avere il motorino. Ma il bersagliere è come? Il bersagliere. Questa qua è del 1214, prima guerra mondiale, dei bersaglieri. Ah, è la bicicletta? La bicicletta dei bersaglieri, quelli che si mettevano, vedi, che si piega, poi ce la mettevano tra colla. Ah, c'era già la bicicletta pieghevole. Ah, sì, beh. Noi non abbiamo scoperto niente, hanno fatto tutti prima di noi. No, visto che è il moschito. No? Poi vedi, è ammortizzato davanti, è ammortizzato dietro, ha le gomme piene. Per non bucare. Chilo, Bianchi Milano questo. E la trombetta? Ah no, perché pensavo era il clacson. No, la tromba lo si la trombetta di. E fa questo carabiniere che fa la mia cosa, certe generazioni, che aveva il moschito, no? Perché questi documenti. E fa, dunque, signor Garelli Moschito di anni 48, non c'è niente. La fa un belletto, però. Beh! Però lì. Nato a Milano nel 1943. Quella là è di
Parma, quella bici che stanno toccando quelli là. Quella è l'unica bicicletta di Parma che viene da Certosa, 1930. Certosa, di Via Mantova. Sì. No, perché tutti dicono la Certosa. È la pazzesca di Sanremo. Certosa lì di Via Mantova, barca, ed era ammontata nella barca del giardino pubblico di Parma. Quella barchettina di legno che c'era lì, c'era su col motore lì. Ah, quindi sei conosciuto? No, nessuno li conosce. Come gli mai amici che... basta. Però avere il motorino. Quello lì è la... No, ma dopo l'avevano messo un mercatino, io lo compro col mercatino. Ah, il mercatino. No, compro col mercatino. C'è? Però lo conosciamo perché siamo amici e praticamente lui aveva il laboratorio lì dentro negli anni era mica in Via della Repubblica, c'era sì, c'era il negozio anche dopo. Dopo è andato in Via della Repubblica. Ma sono due fratelli? Tre fratelli. Ne ho che qua un po'. Sì, uno è un po' così così. Fatto un po' arrabbiare. La bucemè. È sempre così, Ma amico, questa è una bella cosa, adesso li riprendo tutti qui. Questo qui praticamente è come un panino, quindi questo di porta qui, il salume e l'altro pezzo. Ciao! È come un panino. Boh, sì.